Liguori alla vigilia di Monte Spaccato Grosseto, una trasferta, Andrea, più insidiosa di quello che non possa dire la classifica. Allora, ti dico una cosa, questa è la nostra prima settimana tipo, quindi è la prima volta che riusciamo a lavorare con la squadra in settimana tipo perché non avendo il turno infrasettimanale siamo riusciti a svolgere il lavoro. Io ho visto una squadra che mi ha dato delle risposte importanti, mi ha dato tantissima serenità, ho visto una squadra che nel nostro percorso di crescita ha aggiunto qualcosa in più. Sono sereno, sono tranquillo, il che non vuol dire che sottovalutiamo, allo stesso tempo non capiamo l'importanza della partita, no, non è quello, però io quando vedo la mia squadra che lavora, che sta bene, che fa le cose fatte bene, mi dà un'enorme serenità per pensare alla partita di domani. Se non erro, ora magari potrei sbagliare, Monte Spaccato dovrebbe avere il peggior attacco del girone, o comunque uno dei peggiori. Noi siamo in serie positiva da 2 giornate, una difesa che ha trovato quadratura e c'è un filtro adeguato. Che partita ci attendiamo? Che partita ti attendi? Io mi attendo una partita tra virgolette sporca perché ci saranno molte seconde palle, ci saranno molti contrasti, ci saranno molte ripartenze, sarà una partita giocata soprattutto sugli episodi. Per quanto riguarda loro stanno in serie positiva anche loro perché vengono da 3 partite in cui hanno fatto una vittoria e 2 pareggi, cioè hanno fatto 2 gol, ne hanno subiti 4, quindi non è una squadra facile da affrontare, soprattutto in casa loro dove hanno trovato certezze. Già non questa domenica l'altra, anche il Città di Castello ha avuto difficoltà, infatti, tra virgolette, ci ha lasciato le penne a Monte Spaccato. Noi siamo consapevoli della partita che dobbiamo fare, conosciamo perfettamente l'ambiente, conosciamo lo stadio, conosciamo le insidie che nascondono una partita del genere. Per quello che riguarda la situazione infortunati, cioè Allora, c'è. abbiamo Tiberi che si sta riatletizzando, quindi non è infortunato. Abbiamo Rotondo che anche lui si sta riatletizzando perché ha avuto un periodo di cura, adesso invece corre, fa un lavoro a parte con il nostro preparatore atletico. L'unico infortunato che abbiamo è Morelli, che nell'ultimo allenamento di giovedì, se non sbaglio, ha avuto un risentimento al quadricipite e quindi per precauzione l'abbiamo fermato. A Bojan, per la prima volta, Alexic entra nella Mai convocazione. anticipato, ti prendo No, domande. Bojan rientra nella convocazione e quindi non abbiamo grossi problemi assolutamente. Ci aspettiamo una formazione tipo quella di domenica scorsa. Per quanto riguarda lo schieramento, nel senso il nostro modo di giocare, non ci spostiamo di una virgola, abbiamo trovato delle certezze. Per quanto riguarda gli uomini, stamattina ho avuto delle risposte importanti e quindi qualche dubbio ce Soprattutto davanti è possibile vedere qualche cambiamento. l'ho. Guarda, ti dico la verità, il mio dubbio non era in avanti, però ti dico che per adesso, solo perché stiamo facendo un percorso di crescita. In questo percorso di crescita ho visto che la squadra lavora, è tranquilla e sta trovando certezze nelle mie indicazioni. Quindi sto cercando di non, tra virgolette, dare nuovi stimoli fino a quando non abbiamo fatto nostri quelli che sto dando adesso. Ho saputo che fuori dal campo il gruppo a darti ragione su quello che avevi detto, è diventato coeso, è diventato forte, ha fatto una serata, una conviviale, insomma, si sono ritrovati per fare gruppo. Questi sono segnali positivi. Ma io ti ripeto, io stiamo facendo un percorso di crescita, io lo chiamo percorso perché è un percorso importante, perché nella crescita ci sono cose e la squadra mi sta dando delle risposte incredibili. Io sono sereno perché in loro vedo spensieratezza, vedo grande serenità e vedo soprattutto una grande unità di intenti e questo per me è fondamentale. Il loro modo di agire, di comportarsi dentro e fuori dal campo ci dà una grande forza anche noi nel proporre il lavoro. Paolo, già detto tutto, infortunato. Modulo sempre il 4-3-3 comunque, 4-3-3, sì. Giochiamo quindi 3 punte con un tridente, sicuramente. esattamente. Tridente, infortunato, situazione infortunata, l'unico infortunato hai detto è Morelli, Morelli, dove gli altri esatto. sono tutti, Tutti. stanno Anche il recupero recuperando. di Tibera è importante, ragazzi Ah, io, madre. il ragazzino, no, ma Tiberi ci dà una soluzione in avanti, ci dà una diversa qualità sull'esterno perché è un ragazzo che ha gamba, ha un grande strappo. Si è fatto male nel momento proprio in cui non vi nascondo che sta. Serviva. No, esatto, mi poteva dare una grande mano, Insieme. però il ragazzo che nutre della mia stima, della mia considerazione, Dopo onestamente. 6-7 partite, possiamo dire, tanto per dire qualcosa in più rispetto, il percorso di crescita fino a dove porterà, cioè la squadra, l'obiettivo, ecco, l'obiettivo Esatto, stagionale, diciamo così, l'obiettivo stagionale. Esatto, allora io proprio per questo è una bellissima domanda e mi fa piacere che me l'ha fatta.
con ragazzi stiamo parlando di percorso di crescita, perché abbiamo detto una cosa: fino a quando arriveremo ad avere la nostra crescita, quando sarà terminato e abbiamo trovato consapevolezza e ci siamo consolidati, sarà il momento di dare un obiettivo alla squadra. Adesso stiamo mettendo le fondamenta. Quando abbiamo capito chi siamo e dove possiamo andare, sicuramente daremo un obiettivo che spero che sia quello di poter darvi grandi soddisfazioni. Minimo penso è entrare nei playoff, minimo penso. Io penso che qualsiasi allenatore deve essere ambizioso. Io sono ambizioso e se la squadra, per come sta lavorando, io penso che a dicembre possiamo cominciare a parlare di obiettivi. Però dobbiamo fare un Vediamoci fuori percorso. prima da questa situazione. Esattamente. C'è anche la squalifica di Martino, se non sbaglio. È Esattamente. espulso. Martino è stato squalificato e viene dal doppio giallo. Sì, mi ha preso una giornata. Esatto, sì. Ti crea qualche... No, nessun problema. Io non parlo mai degli assenti, non mi do alibi allo stesso tempo, non do alibi alla squadra, mai. Quindi io ho 28 giocatori a disposizione, quindi non mi do alibi. Quindi l'unico assente è Martino rispetto a Ah, sette Martino giorni. sì, È non è chiaro, è disponibile per la certo. gara, esattamente sì. Andrea, ma la cosa più confortante, perché sta insistendo molto su questo aspetto, è tutta la squadra che ti segue. E poi che quando parli di spensieratezza, di gruppo compatto, questo veramente ci lascia soddisfatti, insomma. Ma io credo molto che lo spogliatoio è fondamentale, lo specchio dei risultati che una squadra in campo, avere uno spogliatoio sereno, tranquillo. Io dico soprattutto spensierato, perché facciamo il mestiere più bello del mondo, la pressione ce la dobbiamo cercare. Io dico sempre ai ragazzi che la pressione è il termometro di quello che stai facendo, se non hai pressione vuol dire che la posta in palio non è importante. Quindi preferisco avere pressione, preferisco allenare il Grosseto, preferisco avere la maglia del Grosseto addosso, sapendo la responsabilità che comporta, ma almeno giocare per qualcosa per cui valga la pena giocare. Io penso anche voi nel vostro lavoro avere la pressione significa che si sta facendo qualcosa di importante. E i ragazzi stanno gestendo benissimo questa cosa. Io sono il primo che sono solare, ho il sorriso perché sono felice di stare qua, sono felice di questo e sono felice delle responsabilità che ho. Carannante al posto di Martino. Carannante parte al Carannante. 100% titolare. Certo, non mi ricordo. Per me siamo a posto. Vabbè. Una cosa che vorrei aggiungere io, se possibile, che sono contento di aver preso Padulano, un Ah. giocatore che cercavamo, soprattutto perché è un calciatore che ha già giocato in Toscana. Convocato lui, scusami. Sì, rientra dai convocati. E Perfetto, perfetto. questo va dato merito al ragazzo, perché il ragazzo è stato con l'equipe Campania, si è sempre allenato, ha svolto delle amichevoli estive durante la preparazione. Solo le ultime 2 settimane, tra virgolette, si è allenato con un personal trainer, quindi è stato da solo. Però ci dà qualità, che no, un pizzico di qualità in più. È un giocatore molto abile nel giocare tra le linee, quindi ci dà anche qualche escamotage tattico che prima non abbiamo e poi è molto bravo a creare superiorità numerica, quindi salta l'uomo e ci può dare qualche soluzione in più in Diciamo attacco. come caratteristiche uomo di fascia alla destra, vecchia alla destra, alla sinistra oppure può giocare, ho visto anche in alcuni casi trequartista, Esatto. seconda punta e addirittura prima punta. Sì, lui è un giocatore che secondo me si sposa benissimo con un 4-2-3-1, avendo un giocatore che balla tra centrocampo e attacco, perché è uno che lega tantissimo la squadra e poi sa giocare a calcio, che è una cosa fondamentale. È venuto con grandissimo entusiasmo, quando ha ricevuto la nostra telefonata non si è fatto pregare, anzi Ti credo, siamo ha sicuri che sia anticipato, quello. anticipato la, doveva, non doveva arrivare in questi giorni, invece lui ha dato massima disponibilità. Poi è un giocatore importante, ha fatto 80 partite tra i professionisti, ha giocato a Siena, ha giocato a Arezzo, giocato a Bisceglie, ha giocato a Messina, Castellammare, quindi è un giocatore che sa che venire a Grosseto comporta, come abbiamo detto prima, grandissima spensieratezza, ma Responsabilità enorme. assolutamente, grandissima responsabilità. Bene, Poi grazie mille. gioca col numero 10, ho visto delle immagini su Non questo. so, con me non so con quale numero giocherà, con gli altri allenatori pensi che ha giocato col 10, io non lo so, Sì. io sono un po' particolare sui numeri. Sembra anche con 7, se non mi ricordo Col male. 7, no, Senti. mi ha colpito il 10, mi Io sembrava dico un... che un giocatore quando mette la maglia dall'1 all'11 deve essere sempre felice perché va in campo. Grazie. Guarda, scrive un tifoso in tempo reale se ci saranno ulteriori rinforzi. Come vi ho dimostrato, nel senso anche la proprietà, perché la proprietà mi ha dato la disponibilità, è arrivato Padulano, che è un giocatore che non avevamo all'interno della rosa con quelle caratteristiche e con quelle qualità. Voluto fortemente dal presidente. Voluto fortemente anche dal presidente. Adesso stiamo cercando qualcos'altro, però come abbiamo fatto con Padulano, dobbiamo trovare il giocatore adatto e soprattutto una cosa,
L'avete rimarcato anche voi, la squadra ha trovato grande serenità, fanno gruppo, bisogna stare anche attenti a chi mettiamo nel gruppo perché non voglio alterare gli equilibri che abbiamo trovato, che è fondamentale. Mi sembra una domanda, forse lei mi dirà, deve rispondere più la società. Se posso rispondo No, io. ma semmai a pelle, questi discorsi, ritorno sulla proprietà, incertezza, noi sappiamo che il Presidente ha detto io tiro avanti, punto e tra, e punto e basta. Che ci sono cordate più o meno alle quali io non credo, credo molto poco. Danno un po' di noia allo spogliatoio oppure no, secondo lei? Le dico la verità, noi abbiamo avuto l'abilità, ma soprattutto la squadra, perché è merito della squadra. Noi siamo consapevoli che siamo dipendenti della proprietà, quindi non prendiamo decisioni al di fuori. Io non posso prendere decisioni per quello che riguarda oltre il rettangolo di gioco. La squadra sa praticamente che loro sono giocatori, a prescindere da qual è la proprietà. Noi abbiamo fatto quadrato, ci siamo chiusi, ci siamo vattati. Io farò di tutto e di più per proteggere questo gruppo perché merita. Quindi noi sinceramente i ragazzi già hanno dimostrato, noi andiamo in campo, non ascoltiamo nulla, anche perché a qualsiasi livello, in qualsiasi società, le voci contano ben poco, No, ma contano i dico, fatti. davanti a una dichiarazione più volte dell'attuale presidente, che lui tira avanti, tante volte queste voci No, potrebbero se portare il sconcerto presidente è nel una persona gruppo, è quello. responsabile, una Cioè, persona matura, ma se lui l'ha fa detto. determinate Cioè, dichiarazioni, lui l'ha penso che è detto. consapevole di ciò che dice. No, ma infatti è vero. Grazie a voi.